Buongiorno Vincenzo Manco. Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno Vincenzo, buongiorno, presidente grazie. Dell'UISP e in questo caso, come dire, narratore per noi di quello che ormai si approssima come l'edizione Ariace di questi mondiali antirazzisti. Sì, dopo 23 anni di edizione abbiamo scelto, diciamo, la cui collocazione è sempre stata in un territorio emiliano-romagnolo, e quest'anno abbiamo scelto come segnale anche forte, diciamo, per i valori dell'antirazzismo e dell'accoglienza, di svolgere questa edizione anche a Riace, all'interno di un almanacco delle iniziative antirazziste che abbiamo voluto, appunto, diciamo, collezionare nel rapporto con i comitati territoriali. Riace diventa un segnale significativo, ecco, di come lo sport sociale può essere, diciamo, un messaggio di accoglienza, di un ponte di intercultura. Mi permetto di allargare, io credo che lo sport to court, no, sia un modo per unire, a prescindere dalle differenze, le peculiarità e le caratteristiche. Assolutamente, se tutti, diciamo, facessimo riferimento anche ai nostri, a ciò che dice la Carta Olimpica, forse avremmo già un mondo migliore. Questo è quello che mi viene da dire, diciamo, da presidente di una grande organizzazione come la UISP e da sportivo. E beh, basta pensare al bilancio olimpico, no? È un luogo, come dire, in cui si convive in pace, anche se per 16 giorni, però meglio che niente. Sì, assolutamente, è un melting pot temporaneo che però dà l'idea di come, appunto, si superano le differenze, immaginando semplicemente che nel rispetto dell'avversario si possa raggiungere un risultato al di là del colore della pelle, della religione, del sesso e di qualunque altra differenza, con l'idea, appunto, che le differenze sono assolutamente una ricchezza e possono, in quanto tali, portare a casa anche dei risultati per ogni nazione, per ogni team sportivo che dovesse, diciamo, gareggiare in una qualunque competizione. Io ho osservato con piacere il manifesto, no, che tra l'altro ha distinto anche la fase che si è svolta a Bosco Albergati, no, dal 31 maggio al 2 giugno. Un manifesto in cui tre figure stilizzate si elevano su un muro, no, attaccate a un fascio di palloni, più che palloncini, palloni da basket, palloni da calcio, palloni da pallavolo. Ecco, è veramente, no, l'occasione per superare dei muri, aprire delle brecce, andare oltre. Sì, io credo che sia arrivato anche il momento di costruire, lo dico molto francamente, di costruire anche una contronarrazione, insomma, cioè si ha l'idea in questo paese che una cultura forse maggioritaria, ma che sono convinto che maggioritaria non lo sia, e stia, come dire, trasmettendo controvalori, ecco, mi permetto di dire, quindi l'individuazione di un nemico e di immaginare che attraverso l'individuazione di quel nemico ogni problema personale, sociale, di una collettività, di una comunità, di una nazione possa essere risolto. Non è così, lo sport è assolutamente un fattore per poter, appunto, costruire ponti, per poter alleggerire la quotidianità e costruire coesione sociale. Quei palloni di basket, di calcio, di pallavolo portano in alto, elevano, diciamo, i grandi valori dell'accoglienza, dell'integrazione e di un'idea di inclusione sociale che riguarda tutti, non riguarda solo questa nazione, a maggior ragione di fronte al grande fenomeno delle migrazioni cui oggi stiamo assistendo. Assolutamente sì, tra l'altro ricordo che non si tratta soltanto di un mondiale, ma di una summa di mondiali, come stavi accennando: calcio, volley, basket e beach rugby. Quindi, insomma, beach rugby, nella fattispecie per quanto riguarda Riace, la scelta del luogo è evidente, insomma, no? Il motivo per cui. Però ecco, qual è stata l'accoglienza che avete avuto, almeno in queste prime fasi? Ricordiamo che si inaugura quest'oggi, insomma. Certo, alle 15 c'è il calcio di inizio. Un'accoglienza molto buona, tenendo anche in considerazione delle differenze che quel luogo ha vissuto anche di recente, il cambio di amministrazione. Io ne approfitto per ringraziare il sindaco Migliace, che ci ha messo a disposizione, diciamo, i propri servizi e quindi ci ha manifestato anche una sensibilità rispetto a questa iniziativa. Per noi è, ecco, significare, rendere, diciamo, atto ad una grande esperienza che non parte negli ultimi anni, come noi sappiamo, ma parte alla fine degli anni 90, e che ha significato non solo accoglienza, inclusione, coesione sociale, ma anche sviluppo del territorio attraverso un'idea molto chiara, diciamo, di, tra l'altro, la Calabria è terra di accoglienza da sempre, diciamo, ecco, non soltanto negli ultimi tempi, come l'Italia è terra di accoglienza
da sempre, ecco, ci sembrava opportuno esaltare quell'esperienza, che è stata un'esperienza che ha fatto di Riace, diciamo, un, voglio dire, un punto di riferimento mondiale. Quindi vuol dire che una convivenza è possibile, vuol dire che un mondo diverso e migliore è possibile. L'importante è assumersi la responsabilità e assumersi anche il coraggio, ecco, il coraggio di immaginare che non è più il mondo di 20, 30, 40 anni fa, e che purtroppo, se non si risolvono le disuguaglianze sociali che riguardano il mondo, non riguarda solo questo paese, e noi avremo purtroppo sempre a che fare con questo tipo di fenomeni. Quindi noi questa responsabilità come WISP la sentiamo tutta e mettiamo a disposizione i mondiali antirazzisti e tutte le nostre attività, soprattutto quelle a sfondo sociale, per rendere sempre vivo questo messaggio. Tra l'altro, quasi per chiudere, ma insomma dal 97 ad oggi, perché è da allora che si giocano questi, si disputano, sì, si organizzano questi mondiali antirazzisti, cosa è cambiato? È cambiato, diciamo, l'impostazione e l'idea del progetto. I mondiali antirazzisti nascono all'interno del progetto ULTRA, che era un progetto che teso a rendere, diciamo, protagonisti i tifosi del tifo popolare, che si riconoscevano e si ritrovavano in ogni curva, diciamo, degli stadi d'Europa intorno alla cultura dell'antirazzismo. Quindi era soprattutto un'idea che nasceva dal tifo popolare e dagli ultra delle squadre, diciamo, europee e italiane. Man mano dal 97 ad oggi, come veniva giustamente ricordato, ha subito una trasformazione, quindi i soggetti, diciamo, non sono più i gruppi ultra, o lo sono ancora, ma in modo minoritario, è diventata più territorio, quindi partecipazione di associazioni, di cooperative, di esperienze che sono state anche parte integrante degli SPRAR nel rapporto con le istituzioni locali, quindi con quelli che sono stati appunto i sistemi di protezione per i rifugiati e richiedenti asilo, e quindi fino ad oggi, diciamo, un'esperienza che, partendo dalla specificità del calcio, è diventato altro, si è allargato appunto ad altri sport, non solo ai gruppi ultra, ma a tutti coloro che hanno ancora oggi appunto la volontà di costruire un mondo diverso attraverso la cultura dell'antirazzismo, contro ogni discriminazione, e quindi per costruire davvero un'idea, diciamo, di convivenza e di pace tra i popoli. Guarda, io chiuderei perché, insomma, Riace è un nome che si lega anche ai bronzi, no? I bronzi di Riace sono una magnifica allegoria, secondo me, una ricchezza che viene da un altro paese, che viene recuperata in mare e che diventa, come dire, un punto di forza, no? Del luogo che li accoglie. Insomma, forse è tirata un po' per i capelli, mi rendo conto, però insomma un po' ci sta. Ma credo che invece abbia un senso, lo dico molto francamente, non credo neanche che sia tirata molto per i capelli. La cultura del Mediterraneo è una cultura meticcia. Il nostro stesso paese, diciamo, nasce da cultura meticcia, che se ne voglia dire, diciamo, nella narrazione che se ne fa, e quindi credo che il tema dei bronzi di Riace, di quel ritrovamento e di quel territorio, che anche in quell'occasione è stato sotto i riflettori appunto mondiali, credo che proprio dal punto di vista simbolico meriti, esattamente per l'esperienza vissuta sui temi dell'accoglienza, allo stesso modo la stessa attenzione, con un valore diverso. Quello era il ritrovamento di reperti archeologici, artistici, e in questo caso noi abbiamo bisogno, quindi, che davano la dimensione di delle grandi civiltà che avevano attraversato il Mediterraneo. Noi abbiamo bisogno di sottolineare esattamente questo: è possibile tra i popoli costruire la bellezza di una cultura, la bellezza dell'intercultura, la bellezza di uno scambio e di una convivenza. Ripeto, per noi è lo visto assolutamente possibile. Bene, ci sono, sì, grandi esperienze su questo, e Riace ne è una. Assolutamente sì, insomma, ricordiamolo che non sappiamo neanche da dove arrivino queste statue, dici, boh, che siano greche, che vengano dalla Grecia, dalla Magna Grecia, che siano, no, di cultura siceliota, poco importa, sono belle, ma esatto, diciamo così. Sono belle, ecco, esatto. Pensiamo alla bellezza, e alla bellezza quindi dello sport, della pratica sportiva, che può avvicinare le persone con le loro diversità. Grazie infinite a Vincenzo Manco e in bocca al lupo per questo ormai incipiente mondiale antirazzista. Grazie a voi, viva il lupo, e grazie ancora per il lavoro. Ciao, grazie Vincenzo Manco. Grazie, grazie.